Il tempo scorre con il suo tempo e cancella, rinforza, oppure rende indecifrabili i suoi stessi momenti, le date, i periodi. Lui non sa quanto lunghi o brevi siano, ma lo sentiamo noi, esseri umani, che col nostro tempo ci facciamo i conti quotidianamente, legando ricordi, immagini, cose, persone, fino al momento in cui il tempo perde il senso. Il vecchio senso, perché un nuovo tempo si affaccia, vuoto, sgombro, pronto a essere riempito di nuove persone, cose, progetti, che col tempo svaniranno a loro volta. Così si cresce, si fa esperienza, si rinasce, ed io sono nel tempo, lo percorro guardandomi attorno. Quante cose cambiano, quante persone smarrite, quanti attimi persi e spesi. Si chiamano ricordi, ma non hanno più un senso, ora appartengono a un altro tempo, perché ora è tempo di distacchi improvvisi e non voluti, oppure lenti e annunciati. È tempo che io vada, per una strada che non mi è sconosciuta, ma solo per poco tempo l'ho dimenticata. È ora di prepararmi a nuovi ricordi. Ciao dalla 31 settembre.